come immagina il futuro della comunicazione, della struttura e dell'organizzazione del Partito Democratico? Ma immagino un Partito Democratico che riesce finalmente a fare comunicazione integrata online, costruisce, facilita nodi di community e quindi riesce a interagire in maniera più fattiva attraverso le reti con i propri militanti, i propri elettori, e da esso non solo dà indicazioni sui programmi, sulle cose da fare, sulla comunicazione semplicita, ma soprattutto riceve dalle community i feedback per poter migliorare il proprio messaggio e capire cosa va bene e cosa va male. Beh, ci si avvicina un po' al modello del Movimento 5 Stelle per la comunicazione del web, sul web? No, penso che sia totalmente altra cosa, semmai si avvicina di più al modello costruito durante la campagna elettorale di Obama nel 2012, il progetto Narval, che è stato vincente e funzionale. Il Movimento 5 Stelle ha una maniera di stare in rete che io reputo antica, cioè in realtà è la trasposizione del messaggio televisivo sulla rete. La rete significa condivisione, significa discussione, significa dibattito, significa anche feedback, diciamo. Il messaggio di Grillo sono post, sono video che vengono messi là e che vengono fatti girare come se non ci fosse un domani. Mentre invece la capacità del nuovo PD, del nuovo leader del PD, è quello di stare dentro le reti e quindi non solo di dare messaggi e di influenzare, ma soprattutto di essere influenzato alle cose che ne condividono. È la partecipazione il vero tema di trasformazione anche della comunicazione politica. E a proposito del nuovo leader del PD, quindi di Matteo Renzi, basta una forte leadership anche comunicativa per cambiare messaggio e comunicazione di un partito che negli ultimi 2 anni ha fatto alcune gaffe, insomma, evidenti a tutti? Allora, un leader come Renzi fare comunicazione è sicuramente più semplice, perché c'è una coerenza fortissima tra non solo con il messaggio, ma anche con i mezzi. Cioè, Renzi è uomo del suo tempo e quindi domina i nuovi media. Però la comunicazione politica non è mai il come, è sempre il cosa. Il cosa di Renzi, cioè il tema dell'abbassamento delle tasse, del lavoro, dell'edilizia scolastica, e quindi il tema dell'uguaglianza e dei meriti sono facilmente comprensibili, insomma, arrivano a tutti. Il come è più semplice costruire il come in questo caso, ma è soprattutto il cosa che riesce a funzionare di più. Renzi utilizza lo stesso modo di comunicare, quindi così aggressivo, no, o meglio aggressivo, spregiudicato, sprezzante, un po' pungente, sia all'esterno del proprio partito, sia spesso con i propri compagni di partito. Penso ai casi Fassina e Civati, che fino a ieri ha punzecchiato e si sono rispettivamente e reciprocamente punzecchiati con Renzi. Quanto è alto il rischio che una comunicazione di questo tipo, soprattutto all'interno del proprio partito, rischi di compromettere l'equilibrio, conosciamo essere un po' precario, del PD stesso? Ma due riflessioni. La prima, ma io non credo che sia sprezzante, cioè è invece un linguaggio diretto fatto da chi vive, cioè con le reti le vive, è un po' il linguaggio di Twitter, cioè chiunque sta su Twitter sa che i toni sono diretti, crudi, ecco, direi, cioè non sicuramente sprezzanti. Dopodiché questo è un tratto caratteristico non solo della sua comunicazione ma anche della sua persona, quindi io non penso che lui cambierà mai questo tipo di comunicazione, che è anche la sua forza, cioè che lo fa sembrare una persona reale, diciamo, senza filtro. E quindi io non credo che da questo dipenderà il conflitto interno al Partito Democratico. Il conflitto interno al Partito Democratico, spero che siano sempre sulle cose, non sullo stile della comunicazione. Ultima battuta finale. Si è accorto che nel sito di Matteo Renzi la biografia è ancora aggiornata all'8 dicembre del 2013, non risulta Presidente del Consiglio? Non lo seguo io, quindi diciamo, segnalerò questa cosa. Però sul profilo Twitter... L'ha aggiornato, quello sì, l'abbiamo visto. È importante. Va bene, grazie.